Voglia di castagnole? Ecco qua il procedimento per realizzarle. In una ciotola mettete due uova a temperatura ambiente, aggiungete lo zucchero semolato, l'olio di semi di girasole, la scorza di un limone bio, l'estratto di vaniglia e il lievito per dolci. Con una forchetta cominciate a lavorare tutti gli ingredienti tra loro, aggiungete un cucchiaio di rum o di liquore strega, poco per volta aggiungete la farina. Trasferite l'impasto su un piano da lavoro, lavoratelo con le mani e formate una bella pallina. Aggiungete un po' di farina in un vassoio, con un tarocco tagliate a pezzetti l'impasto e formate delle strisce. Tagliatela a tocchetti e formate delle palline che dovranno essere tutte uguali. Aggiungete in un vassoio dello zucchero a velo, mettete sul fuoco una padella capiente con l'olio di semi di arachidi. Appena sarà bello caldo, immergete le vostre castagnole. Giratele da entrambi i lati per avere una cottura uniforme. Appena saranno pronte, scolatele e adagiatele su un foglio di carta assorbente. Guardate che bel colore dorato che hanno queste castagnole. Trasferitele nel vassoio. Eccole qua, perfette! Cospargete le vostre castagnole con dello zucchero a velo. E voilà! Eccole qua pronte per essere gustate. Delle piccole castagnole che piaceranno a tutti, grandi e piccini. Credetemi, sono irresistibili, andranno a ruba. Semplici nella realizzazione. La ricetta la trovate nel mio blog che vi ricordo è www.monicaincucina.it. Se la ricetta vi è piaciuta mettete un like. A presto con nuove ricette!